Goon RDA. Questo Goon clone si presenta in una classica scatoletta tipo Fastec, ma è dotato di tutti i ricambi necessari. 3 Orin più grandi per sostituire i 3 Orin presenti nell'atomizzatore, e 2 Orin piccoli per la parte del drip tip. Dripper con drip tip proprietario e adattatore 510. Quello che vedete nella scatoletta è il pin sostitutivo non forato, perché il clone in mio possesso è stato moddato in bottom feeder. Immancabile cacciavitino cinese con viti di ricambio per il fissaggio dei fili resistivi. La prima rigenerazione l'ho fatta in Clapton Coil. Il sistema di serraggio dei fili è effettivamente innovativo, ma forse un sistema a molla tipo quello del Faraò, o a magneti con poli opposti, avrebbe reso più facile l'inserimento dei fili. La prima volta ho esagerato con il numero delle smire, e successivamente ne ho fatte solo 4. Anche se è un atomizzatore progettato per il Clojesic, lo trovo un po' scomodo nella rigenerazione. Preferisco le torrette in stile Velocity. Questo passaggio in particolare, con fili resistivi spessi, è veramente scomodo. Un po' più semplice invece utilizzando del Cantal da 0,60. È molto importante che l'altezza delle spire sia uguale da entrambe le parti, e che vada a combaciare con le prese d'aria laterali. O 7 spire di Cantal da 0,6, per me, resta la miglior rigenerazione per questo tipo di atomizzatore. La cotonatura dell'atomizzatore è semplicissima. Il cotone deve opporre sempre la giusta resistenza. Il cotone lo taglio ad occhio leggermente oltre il bordo della vaschetta. Il posizionamento del cotone negli atomizzatori bottom feeder, ovviamente, non deve mai andare a coprire il foro del pin.
Ok, ora posizioniamo il cap, regoliamo l'aria tutta aperta, e andiamo alla prova di svappo. Consuma parecchio, ma ha un hit notevole, fa dei grandi nuvoloni, e ha una resa aromatica incredibile. Un atomizzatore da avere assolutamente.